Icaro Sport ringrazia APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, più grandi insieme. ...21.45 rigorosamente in diretta, il mio orologio per la verità fa il 21.43, comunque insomma diciamo rigorosamente in diretta, puntata numero 18 della stagione 23-24 di Basket On Air, dedicata molto nella prima parte a una scoppiettante spumeggiante a due e nella seconda al nostro Marcord e alla finale di Coppa Italia in cui giocano tanto Virtus quanto Reggio Emilia. Buonasera Gigi Terrieri. A tutti buonasera, e abbiamo controllato, garantisco, non abbiamo segni distintivi per la pubblicità. E buonasera Francesco Livorti. Buonasera, ciao a tutti. Francesco parteciperà al Festa di Sanremo edizione 2025 dopo la performance. Dopo scoprirete il perché. E dopo scopriremo. Non spoileriamo niente, Alberto, no, dai. Qualcuno però, cioè, ogni tanto al palazzo ci va un po' di gente, sia per la Fortitudo che per la Virtus. Comunque chiedo alla regia se è già pronto l'ospite che ha un po' più di prescia, cioè Stefano Pilastrini, coach Cividale, che non è solo il nostro caro amico, se mi posso permettere, con Gigi. Questo è Fabio Di Bella, a cui mando un carissimo saluto, già playmaker Virtus, ora coach Casale, e questo è Stefano. Ciao Stefano, ci senti? Leggermente frizzato. Allora diciamo, magari avvisiamo, lo chiedo a Francesco se può fare. Perfetto, sì. Avvisiamo ciao, Stefano di uscire e poi rientrare. E poi chiediamo. Io vi sento. Tu... Ah, ci senti? Va bene, benissimo. Allora, no, restiamo con te, perché Stefano ha poco tempo, lo spiego anche a Fabio. Sarebbe stato carino, ma non è possibile, che i due coach anche dialogassero. Si limiterà magari Stefano a dare un saluto nel finale a Fabio Di Bella. Allora, Stefano Pilastrini è l'eroe della 2 e anche, come posso dire, di un club della Serbia. Sto scherzando, perché ha sconfitto la corazzata Trapani, che era dopo 17 vittorie, esatto, giudicata a giusta ragione, questo dicono i numeri, completamente invincibile. Allora Stefano, che è stato più volte il nostro ospite, che ci ha raccontato il progetto di Cividale, il lavoro a Cividale e il suo fare avanti e indietro con Cervia, che ormai è la sua seconda città, ma anche il suo essere nato in Fortitudo e aver sviluppato i primi passi della carriera con la F, ci racconta come si batte Trapani e che tipo di squadra è Trapani e quale tipo di squadra è diventata la sua Cividale, perché evidentemente l'hai preparata, Stefano, come sai fare, molto bene. Grazie, sei troppo buono. Vabbè, è stata una bella partita. Allora, è ovvio che quando una squadra arriva dopo 17 vittorie purtroppo, Stefano, bisogna, scusami, che se riesci tu cambi la posizione, perché ti sentiamo malissimo, non male, abbiamo sentito tutto saltellante e ovviamente a casa non si è colto il senso del tuo pensiero. Cambiamo subito per un secondo e poi torneremo da Pilastrini appena pronto. Eccoci, ci sei Stefano? Sai che? No, niente. Siamo fermi. Io ci sono. No? È solo che è il segnale che non è. No, che... Sai, Cividale, mi sentite? Mi sentite? Abbastanza. Pronto? Sì, vai Stefano, di pure. Cividale? Allora, no, Trapani è finalmente una squadra fortissima, perché se no non avrebbe vinto tutte queste giocatori. No. Purtroppo non si riesce a sentire, non è certamente cattiva volontà di Stefano, nemmeno nostra. Se lui riuscirà a spostarsi bene, oppure no, proviamo a fare un collegamento telefonico, sempre se la regia riesce. Oppure proviamo a fare un collegamento telefonico se la regia riesce. Ma intanto andiamo da Fabio Di Bella, che voglio salutare e ringraziare per la sua prima presenza a Basket On Air.
Fabio non ha una pesca da poco, giocando contro Effi domenica. Però, grazie Alberto, grazie dell'invito. Vedo che sorride, diciamo cuor contento, di solito ce l'aiuta. E sai che non c'è il Fante, dopo ne parleremo, della prognosi rispetto all'infortunio e anche di qualche polemica che diciamo emersa rispetto all'entità del fallo che l'ha messo fuori gioco. Ma intanto che cosa si fa in questi casi? Si spera di avere una buona organizzazione collettiva e che loro non siano in giornata particolarmente positiva, o sbaglio? Che squadra è intanto Casale per opporsi alla Fortitudo, Fabio? Allora, innanzitutto buonasera, grazie dell'invito a te e chiaramente a Gigi. Certo. L'hai fatta un po' facile sul fatto di dire speriamo che non sia in giornata. Esatto, sei un po' semplicistica. È chiaro che, vuol dire, noi stiamo per affrontare domenica una squadra che sta dimostrando in questa stagione di essere una corazzata, probabilmente anche al di sopra delle aspettative. Voi mi sentite, giusto? Perfettamente. Prima che... Ottimo. Anche al di sopra delle aspettative. Non era probabilmente partita per essere in testa al campionato, lo è più o meno, e adesso, come dire, ciò che la gente vuole dalla Fortitudo è sempre questo, è l'ambiente bolognese, che sia Vunera o che sia F. Noi a Casale è chiaramente un ambiente completamente diverso da quello che può esserci a Bologna, un progetto diverso, siamo anche abbastanza una mosca bianca nel panorama nella 2, nel senso che abbiamo puntato molto su ragazzi giovani, ma ragazzi giovani veramente giovani, parliamo di ragazzi del 2004, 2003, 2002, 2001, cioè Calzavara, che è il nostro primo titolare, ragazzo del 2001, gli abbiamo dato le chiavi della squadra. Fantoma, che è un 2003, gioca 20 passa minuti di media con un grande profitto. Noi stiamo lavorando chiaramente tutti i giorni per aumentare il loro rendimento, non solamente in partita, ma per farli crescere sempre di più come giocatori, per quello che riguarda poi il panorama cestistico che sarà, la loro vita futura. Fabio, un secondo solo, diciamo alla regia quando può di mandare l'immagine. Vai pure. Di 100 Casale, finita 79-73. Esatto. Con delle certezze in Martinoni e Pepper. Abbiamo recuperato un americano, Kelly, che in questa partita qua purtroppo, vuol dire, è stato estremamente limitato dalla difesa di 100, ma è il secondo, terzo miglior marcatore del campionato. Quindi un ragazzo che viene dal sommerso, dal nulla, fatto direttamente dal college, ha cambiato 3-4 college, e anche lì una cosa abbastanza particolare per motivi legati al suo allenatore, che se l'ha preso, se l'ha portato nei differenti college. E quindi stiamo chiaramente avendo più di una difficoltà. Affrontare la Fortitudo, io credo che non ci sia bisogno di motivazioni nella parte dei giocatori, perché comunque vai a affrontare una delle squadre, dire, più blasonate, con un seguito maggiore, con una capacità di attirare su di sé tanta notorietà. E quindi, vuol dire, questo deve essere per noi, giocando in casa, una situazione di orgoglio, di entusiasmo per poter valorizzare ancora di più le caratteristiche che abbiamo di gioventù o di voglia di farci vedere. Non siamo chiaramente in una condizione di classifica buona, questo dire è da fine luglio, da agosto, quando è stata costituita la squadra, quando è stato costruito uno staff e tutto, che vuol dire, è dall'inizio che noi lottiamo con questa consapevolezza, e credo che il fatto di esserne consapevoli sia un po' la nostra forza in un campionato dove 6 scendono su 24 e slash dall'altra parte 10 ne vogliono salire, ma ci sono posti solo per 2, quindi vuol dire c'è tanta difficoltà nel tenere i nervi saldi sia da una parte che dall'altra. Si è visto chiaramente un valzer di panchine notevole quest'anno, e questa è la dimostrazione. Noi siamo dal giorno 1 consapevoli di stare in questa classifica, di stare in questa posizione e di lottare ogni giorno cercando di costruire qualcosa da qui a fine stagione. Gigi, ha da farti una domanda non cestistica.
Sì, volevo Quando ci chiederti, ciao vediamo. Fabio, volevo chiederti, per che squadra di calcio fai il tifo? Io sono nero-azzurro. Vabbè, nessun problema. Sei in testa alla classifica, scusa. Ciascuno Ma abbiamo si i suoi riferiva difetti. all'Atalanta, non all'Inter. Alla, Vabbè, se si no, riferisce allora io all'Inter. come da calcio, cioè, sono veramente, come dire, calciofilo, perché come dire, è da quando sono bambino che non ho mai praticato il calcio. Io ho fatto di tutto come sport, dalla scherma, al nuoto, allo sci, pallavolo, calcio, mai. Non ho mai capito nulla di calcio, tant'è vero che quando ero a Bologna, poi all'Isokinetica con rieducazioni varie, lì è il mondo del calcio. È vero, Quindi hanno è cercato in attaccato a qualche modo Casteldebole. di, e chiaramente Castello, hanno cercato in qualche modo di insegnarmi qualcosa, ma. Ma Stavo per perché dire, questa domanda, interista dici? come coach Attilio Caia, però poi hai detto che non capisci tanto te di Attilio calcio. Caia. Ecco, il coach della Fortitudo invece di calcio ne intende tanto, anche perché nel 2010 mi ha raccontato recentemente che era a Madrid per la finale di Champions League. Quindi alzo le braccia e saluto anche il coach che sicuramente ci starà Anche guardando. Zare è Sì, interista. sì. Sì, Zare Markowski si è collegato con noi, reduce da una partita di Champions a San Esatto, Siro tornava a casa e. nell'ultima volta. Fermati un secondo, Fabio, perché io ti Voglio chiederti due cose sulla tua latitudine del tuo playmaker e sui tuoi ricordi. Però sì, è ritornato miracolosamente Stefano Incrociamo Pilastrini. le dita. Ci sei, Stefano? Ma io sì, io vi sentivo, voi mi Sei sentite adesso? Ora Bellissimo, forte e chiaro. sei bellissimo, si sente Perfetto, perfettamente. Allora, diciamo, diciamo che si sente perfettamente e basta, dai. togliamo la prima parte della frase di Alberto. Stefano, amico, senti, ora ti fare qualche battuta perché ci conosciamo da qualche giorno. Allora, Sì. senti, come si batte Trapani? Come ci siete riusciti? Ma guarda, come provavo a dire prima, è chiaro che loro sono venuti forse anche a Cividale con un po' di pancia piena, però credo anche ci sia un po' di differenza tra i due gironi, quindi loro erano magari abituati a giocare contro le squadre dell'altro girone, secondo me avranno qualche problema in più, Cioè, nel nostro c'è più equilibrio, questo nel vuoi rosso, nel dire? girone Ma un rosso. livello molto più alto, secondo me. Poi i fatti ci diranno alla fine dell'orologio se la mia sensazione è giusta. Loro comunque sono una squadra molto forte, secondo me un po' più forte delle altre, però non molto più forte delle altre. Quindi è chiaro che se loro riusciranno a tenere un livello sempre al top per atletismo soprattutto sono veramente forti, però non mi sembrano una squadra imbattibile, ecco, sono forti, possono competere sicuramente per la promozione, sono probabilmente i favoriti, però ecco, la fortitudo, tanto per dire, secondo me non è da meno, ecco. Beh, hai detto una cosa piuttosto interessante, non solo per i tifosi, tanti delle AFE che ci seguono, ma anche per il proseguo di questa battaglia, diciamo, che sta avvenendo in A2, di cui ci parlava Fabio poco fa, di Bella, ed è obiettivamente molto, ma molto interessante. Hai fatto Ma progressi con guarda, la ci squadra, sono. dimmi. Sì, ci sono tante squadre veramente forti. La Fortitudo, Udine, Forlì nel nostro girone sono quelle un po' sopra le altre. Trieste, secondo me, ha un organico di primissimo piano, ma non sta riuscendo a dare, diciamo, continuità ai risultati. E anche Verona è una buona squadra. Credo che siano tutte squadre che in una giornata buona possono competere con Trapani. Poi con Trapani e Cantù, che sono le squadre forti dell'altro Certo. girone, credo un po' più forti delle altre. Però ecco, non mi sembra ancora che si veda una squadra imbattibile, anche se vincere 21 su 22 è un segno di grande, come hanno fatto loro nella stagione regolare, è un segno di grande continuità e di grande, diciamo, solidità mentale, però non li ritengo una squadra imbattibile. Poi noi siamo riusciti, abbiamo fatto una partita buona, loro si è fatto male in bro dopo pochi minuti, quindi insomma non è la partita con noi. Noi comunque avevamo battuto anche già Forlì, quindi le Certo. due squadre che sono arrivate prime nei gironi noi le abbiamo battute, questo che, e noi che siamo una squadra di bassa classifica, quindi questo la dice lunga sulla forza del nostro girone, delle squadre del nostro girone. Hai preso due scalpi piuttosto importanti. Hai visto allenare Fabio Di Bella, o non ti è ancora capitato? Perché è collegato con noi No, assieme a però te. giocheremo contro fra qualche Esatto. settimana. Mi farà molto piacere incontrarlo. So che sarà un avversario durissimo, anche loro Lanciagli il lottano guanto per della sfida, dice ti salvarsi. batterò di 20 punti. No, cosa gli diciamo?
È andato via il collegamento, Pilla, non si sente più. No, 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 beh, comunque, chiaramente noi siamo squadre di un livello nettamente più basso rispetto a Trapani e Fortitudo, per parlare, però credo che anche la lotta per la salvezza in questo campionato sia molto interessante e molto bella. Siete, scusate ragazzi, tu Stefano devi andare via, vero, fra due minuti. Nel complesso, questa fase orologio non è neanche male, secondo me, per l'equilibrio che può aver generato e per le sorprese. Trapani che perde Cividale è una bella sorpresa per Stefano, per i tifosi di Cividale. Anche Cantù che ha perso contro, esatto, ma anche per il campionato. Sì, questo sì. Diciamo che è un campionato talmente strano, perché 24 squadre, 6 retrocessioni, una formula in cui giochi contro delle squadre ma fai una classifica con delle altre. È una cosa che non si è mai vista, è un esperimento. Devo dirti che non sono entusiasta, però quello che tu dici è molto vero, crea interesse, perché comunque noi abbiamo giocato contro Trapani e c'era il palazzetto pieno, e ovviamente quando l'abbiamo battuto il palazzetto esploso. Era entusiasta, certo. E penso che sia stata la stessa cosa per Di Nuovi con Cantù. Cioè, credo che questo tipo di obiettivo, questa formula stranissima, però lo ha raggiunto, l'interesse c'è. Il presidente c'è. Faraoni, proprio la scorsa settimana qui ai microfoni di Basket On Air, ci ha raccontato che il prossimo anno ci sarà un girone unico, anche in virtù, sì, di questa forma di quest'anno con tante retrocessioni, dunque non ci sarà la fase d'orologio. Il presidente non si chiama Faraoni, Majorana. Majorana. Beh, assolutamente. Comunque lo questo è bello della diretta, ragazzi. Allora, devi sapere, Stefano, che Francesco ha solo 27 anni, ma è già un po' rincoglionito come noi anziani. E noi invece ci teniamo botta ancora. E noi teniamo botta. Tra le padre e tra il figlio, tu sei mio maestro, quindi ci sta. Giustamente. No, volevo sentire Francesco Fabio sulla qualità, diciamo, di questa A2 e sulla imprevedibilità anche della fase orologio, perché sinceramente, guardandola chiaramente non da allenatore, è piuttosto interessante quello che sta capitando. No, sì, è vero. La domanda è per... scusami. È per Fabio, ma tu puoi rispondere anche tu se vuoi, Stefano, assolutamente. Come? Per Fabio adesso. Sì, scusa. Ragione. Prima Fabio, poi Stefano. Rispondi. Io mi accodo. Scusate. Fabio. Ok. Sì, allora, io sono d'accordo con quello che ha detto Pilla. Cioè, nel senso che è un qualcosa di nuovo, e nuovo anche per me, che sono nuovo in questo panorama. Quindi, vuol dire, è un qualcosa che da giocatore non ho mai affrontato, e quindi, come dire, anche spiegarlo ai miei ragazzi diventa complicato. Il fatto di giocare contro, vuol dire, una delle squadre che sostanzialmente nel corso della stagione, nella prima parte, non è neanche mai visualizzata. Quindi tutta una serie di analisi video, dati, tutto quanto, cioè tutto il nostro materiale si parte da nuovo, quindi e gli stessi contatti che si hanno con gli assistenti delle altre squadre, cioè è tutto come se fosse giorno uno. Detto questo, la cosa che, non lo dico come polemica, lo dico come qualità di un prodotto che poi viene presentato e quindi comprato dalla gente che viene a vedere le partite, diffuso attraverso i canali, è che può essere interessante fare una prima fase come è stata fatta, una seconda fase, un orologio. Mi viene il dubbio sul fatto di fare play out mantenendo gli stessi punti che si hanno. Cioè, io non vorrei che poi, non parlo di biscotto, però parlo di partite che magari possono avere poco significato, sia da una parte che dall'altra. Quindi questa terza fase la trovo poco equilibrata, ma facciamo un esempio stupido. Okay. Se uno arriva alla fase play-out, che è già salvo, dopo tre partite, ok, l'attenzione, l'egonismo, tutto quello che può mettere in campo cala nelle partite successive. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Hai capito. Quindi questo aspetto, e lo dico in maniera, come dire, sì, io sarò in quella fase lì, spero, per non essere l'ultima, chiaramente, nella, certo, fase orologio, però, è un qualcosa che, se da una parte porta il pubblico alla fase d'orologio, come ha detto Pilla, comunque porta interesse, l'ultima fase rischia di essere invece, una sbragata. Okay. Non la trovo sportiva, come hai detto tu, giustamente. Per il resto, ci sono d'accordo anche lo stesso con Pilla, che il girone rosso, più che
Allora, secondo me nel nostro girone ci sono tanti giocatori di talento. Nel girone rosso sono squadre più toste come squadre, cioè difensivamente, organizzativamente, tutto sono più corazzate Vabbè, rispetto a se vuoi il quelle. prototipo è la fortitudo, di quello che hai detto, il prototipo Se è. vuoi il prototipo, la fortitudo. Da Certo. noi ci sono delle squadre, vedi Trapani, Trapani è vero, ha perso con Cividale e da noi ha vinto sempre, gli togli un giocatore come Imbro che è fondamentale, cambia un po' faccia. Come assetto di Ah, l'ho detto squadra, Stefano prima, hai ragione. Vero. come ha detto Pilla prima, e E, no, niente, vuol io dire, questo è un devo po' il mio andare commento. forzatamente a una conclusione di questa prima parte, ringraziando entrambi. Volevo solo chiedere a Stefano se condivide il giudizio un po' severo, ma motivato, sulla terza parte del campionato che ha dato Fabio Di Bella. No, condivido in pieno perché non solo per chi è già salvo, perché magari lì uno prima di essere salvo salvandosene solo due in quella fase, magari è più difficile che ci sia demotivazione, ma qualcuno già retrocesso è ancora peggio, perché magari Vero. è possibile che arriviamo Sì, con non una volevo squadra dirlo, Pila, volevo girare la parte In positiva. effetti ha fatto un giro di parole Fabio, ma voleva dire questo, credo. Sì, no, cioè, ma è assolutamente così, è pericolosissimo perché il calendario potrebbe essere decisivo, questo non è bello. Io, come penso abbiate capito, non sono un tifoso di questa Ho formula, sentito però bene, sì. tu che sei molto positivo e mi piace questo tuo approccio, Alberto, hai trovato esattamente il punto positivo. È imprevedibile e magari può creare interesse nel pubblico. Ah, Da un io punto basta di che vista guardo. sportivo Cosa? è un disastro, ecco, Volevo dire detta un'altra come va cosa detta. rapidissima per entrambi. Sì. Giusto. Per Fabio chiedo quali sono i suoi ricordi di Bologna particolari? Io amo Bologna e amo quello che si vive a Bologna come pallacanestro. I miei ricordi particolari fuori dalle persone, Gigi, perché chiaramente tu rientri fascia delle persone a cui io sono particolarmente legato e non è una sviolinata perché sa Gigi che questa è una cosa vera. A me manca il derby, cioè l'aria che a prescindere, poi l'abbiamo vinto in casa, bla bla bla, quello che è stato, poi è stata anche una stagione particolare e tutto, però direi per chi ama la pallacanestro, per chi ama da giocatore, da allenatore, Da addetto. da committente, quello che ti offre il derby te lo offrono veramente poche altre situazioni sportive. Quindi vuol dire speriamo che in un futuro magari ci possa essere la possibilità di riviverlo per voi e magari un giorno anche per me, chi lo sa. Beh, anche l'ultima parola è carina, interessante e ti ringraziamo di averci raccontato. Stefano, vuoi dire qualcosa sul tema? Mi faccio una domanda a Gigi, No, no? ma Sì, Gigi è no, pronto a perché. farla. No, Gigi è pronto a farla, eh? Vai. No, 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 su questa cosa, beh, Bologna per uno che, a parte ci sono cresciuto, poiché vive di pallacanestro, che vive nella pallacanestro, è il più grande punto di riferimento che ci sia in Italia, indipendentemente dai momenti delle varie squadre. È chiaro che quando c'è il derby è tutto più bello, però in generale l'aria che si respira a Bologna è. Avendo girato tanto, dico anche la competenza, anche l'avere a che fare con persone che veramente conoscono la pallacanestro in modo molto, molto approfondito, è una cosa che non può non mancare. Poi è anche vero che il privilegio di essere cresciuti a Bologna ti porta poi ad avere un vissuto che ovunque vai ti aiuta, ecco, però quello che manca, che mi manca personalmente parlando di basket a Bologna è proprio la competitività, la competenza e il livello di vivere con persone che hanno la pallacanestro dentro. Ti faccio una domanda rapidissima, la risposta è solo una parola senza giustificare il motivo. Squadra di calcio per la quale fai il tifo? Milan. Perfetto. Beh, Un derby. c'è un derby con Fabio, è perfetto. Vi E ci lasciamo al sarà anche la derby. partita, come giustamente diceva Coach Pilastrini poco Sì. fa, il 13 di aprile in casa della Gesteco, Pala 2 alle 20. E saremo tutti lì. E dopo Pila offre il frico a tutti. Frico. Questo è poco ma sicuro. Ok, volentieri. Va bene, ragazzi, grazie davvero, eh. Un abbraccio forte a tutti e due. Grazie Pilla, grazie Fabio. Io Fabio lo ritroverò domenica in campo. Esatto. Un abbraccione a entrambi però. Buonanotte ai due coach, pausa e un po' di racconti di A2.
poi due giocatori, uno di Forlì e uno di Cento, e poi lo spazio Virtus con la Marcord e l'attualità sulla Coppa Italia assieme a Pieri Numbers e a Eugenio Petrillo. Regia. I fuori onda di Basket On Air vengono tutti raggruppati e mandati in onda su Teresa Anterno il sabato sera dopo lunedì notte. Vabbè, sto scherzando, a ricordare. Salutiamo gli amici di Caro TV. Esatto, vecchie esperienze di altre televisioni, ma noi siamo sul 18 di Caro TV, ve lo ricordo. Adesso una cosa. Bravo, guarda Gigi un attimo. Scusa, Professionista e professionale. Personalizzata, assolutamente. Allora, io vedete, ho invece. Una cosa così. Sì, beh, io tutto bianco, cioè, quindi faccio prima. Lui è più facciamo bello. Così, ecco. Bravo. Allora, due fotografie dell'incidente che ha causato 3 settimane di assenza dai campi di Matteo Fantinelli, playmaker titolare della Fortitudo. E sì, capitano o capitano Pietro? Capitano Matteo Fantinelli. Capitano Matteo Fantinelli. Vice capitano Pietro Adori. Bene, allora la Fortitudo ha fatto il comunicato sull'infortunio. C'è Matteo Fantinelli, sì. Controlli alla caviglia a cui è stato sottoposto il capitano della Flat Service hanno fortunatamente escluso fratture e interessamenti legamentosi, evidenziando al contempo un esteso edema. Il giocatore inizierà un ciclo di terapie volte al contenimento della sintomatologia e verrà rivalutato nel breve medio termine. Avete visto una foto più amatoriale prima, diciamo da social classic, e una foto più professionale dopo, in cui sembra che ci siano due infortuni o due dinamiche di azione differente. Io devo dire che anche nel calcio diffido moltissimo dal fatto che si prenda un fermo immagine, perché i nostri sport sono un fatto dinamico e quindi da un'immagine statica, ferma, impalata, secondo me non puoi capire se quello fosse antisportivo o no, come andrà sanzionato il giocatore. Amici presenti in parterre mi hanno detto che il giocatore era seriamente impaurito e preoccupato delle conseguenze. Antonino Sabatino spero l'ha fatta apposta. Non credo, ma ci sembrava corretto documentare la cosa e segnalare che la Fortitudo gioca 3 settimane senza uno dei suoi pilastri garantiti, conclamati, un giocatore. Dal primo per immagine sembra che il tocco ci sia. Esatto, il secondo è lontano e magari è anche scattato in un momento qualche istante dopo, esatto, non appropriato rispetto alla possibilità dell'infortunio, ma siccome se ne è parlato parecchio mi sembrava corretto farvi vedere tutto e documentarlo. Tocca a Gigi per un riassunto di questa fase in bocca al lupo a Matteo Fantinelli, che tra poco avremo ovviamente veramente un abbraccione, capitano. Sì. Matteo Fantinelli che salutiamo. Certo. Vai. Allora, con la prima tabella vediamo i risultati della prima giornata dell'orologio. Sì. È detto anche Arloi. L'Arloi. È inutile stare a parlare, stare a leggere tutti i risultati che tanto sono lì. Si vede, ho evidenziato in giallo le partite, le squadre che hanno vinto. Giusto. Quindi l'unica sorpresa, diciamo, che può essere la Luis Roma, che ha vinto a Trieste, perché sì, ci si aspettava che Trieste vincesse. Qual Trieste era quell'altra? Un po' in calo, eh? Orzinuovi, scusa? Trieste un po' in calo. Trieste, infatti, hanno esonerato l'allenatore del calcio che era in testa della classifica e hanno tenuto l'allenatore del basket. No, l'altra sorpresa è Cantù e Orzinuovi, che ha vinto con Cantù. Esatto, sì, Cantù. Sorpresa negativa. Ho evidenziato per sbaglio il diverso. È un errore di sbaglio. Mentre gli altri risultati più o meno sono in linea con quello che ci si aspettava. Sotto vedete il calendario della seconda giornata, sono in grassetto le partite delle nostre. E se Verona squadre vincesse a Trapani? Io ti fa le ramaglie. Più che altro, ecco, un altro amico di Basket On Air. Esatto. Latina Udine è stata rinviata a 6 marzo perché ci sono le concomitanze con le partite delle nazionali. Quindi a Latina c'è Mayfield con la nazionale dell'Iraq, Alipiev con la nazionale della Bulgaria, a Udine c'è Delia con la nazionale dell'Argentina, quindi partita che è rinviata e forse qualcos'altro. Vai. Vediamo la classifica dei due gironi dopo la prima giornata di orologio, che è l'altra tabella, eccola qua, girone verde, girone rosso. In pratica non è cambiato nulla, le posizioni sono rimaste quelle, perché
Treviglio che ha perso è rimasta a 22, è rimasta al settimo posto. Verona che ha vinto è andata a 32 ed è al quarto posto. In azzurro chiaro le squadre che dovrebbero fare il girone dei playout, in azzurro più scuro le due che teoricamente dovrebbero retrocedere, Entrambe che al centro momento sarebbero italiche, retrocesse. esattamente. Questo è quanto. Grazie Gigi, sono pronti i due giocatori di A2 che si collegheranno con noi, che verranno cucinati a dovere da Francesco Livorti. Federico, ci sono? Sì. Federico Zampini o Tommaso Bucciol o Bucciol? Oh, chi c'è? Boh. Buonasera Fede. Batti un colpo se ci sei. Ah, c'è Ci anche sono, mi Tommaso. sentite? Buonasera Federico, buonasera Tommaso, adesso vi vediamo fra un attimo. Sì, Eccoci, eccolo lì. questo è Ok, Tommaso. ciao Federico Fede. Zampini, ciao No, è Fede. Tommaso. Questo è Federico. Federico. Ciao. Ciao Fede. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao a tutti, ciao Gigi. È vero che... Ecco Tommaso. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao, Ciao a grazie tutti. della presenza. Allora, domanda rapida a tutti e due, È subito, giusto. Vai, d'amblè. per rompere il ghiaccio. Tommaso, così, tanto per dire, per che squadra di calcio fai il tifo? Io non tifo, però simpatizzo per il Milan. Va bene, Molto bene. Tifi passiamo a Bologna, Fede. bravissimo, ok. No, addirittura. Fede, tu? Io la Juventus, quindi Perfetto, un molto altro male. bolognese, E la grazie trasmissione si chiude Fede. qui. No, adesso scherzo con Federico. Vai, Francesco. Iniziamo a parlare di Forlì, una comunicazione per la regia, così mandiamo subito la grafica perché Forlì continua a vincere e lo fa davanti al proprio pubblico, l'unica squadra in battuta della categoria, non voglio gufarla, ma anzi la verità che ha sempre vinto tra le mura amiche, 8-3, 7-3 contro la Reale Sebastiani Rieti, 5-2 gli uomini in doppia cifra per i locali, 18-10 gli assist per ogni euro, da 3 Forlì 11 su 28, dunque 39%, Rieti 2 su 16. Dunque 13%. Direi che in 10 secondi ho racchiuso la vostra partita, c'è tanto di più. E allora quello che non ho detto io, Fede, dillo tranquillamente te. Che gara è stata? E qual è il vostro segreto? Dai, giochiamo a carte Ma più o scoperte. meno diciamo che hai detto abbastanza, però sicuramente la nostra arma in più è stata la difesa, è quella che ci contraddistingue sia in casa che fuori, ma soprattutto in casa. È stata contro Rieti una partita molto nervosa, perché comunque ci sono stati degli episodi dove hanno portato all'espulsione prima del nostro americano Johnson, poi all'uscita 2 azioni dopo dell'altro americano loro Johnson, tutto questo a metà del terzo quarto. Quindi diciamo che è stata sì, una partita dai nervi un po' salti e siamo riusciti a portarla a casa alla fine perché grazie a quell'episodio lì, poi dopo soprattutto il nostro pubblico ci ha dato quella forza in più per svoltare la partita e da lì l'abbiamo portata a casa. Andiamo da Tommaso, così interagiamo con i nostri amici e protagonisti di trasmissione. 100 vince, 79 a 73, proprio con la nave più Monferrato. Abbiamo avuto poco fa Tommy, il coach della squadra piemontese, ovvero Fabio Di Bella. Anche qui 3 punti per descrivere la contesa. 99 a 72 di valutazione in favore di 100. 4-3 gli uomini in doppia cifra per i locali, 10 a 1 le palle recuperate per la Sella. I parziali di gioco rapidamente li racconto perché secondo me sono importanti: 16-17, 24-20, 17-19 e 22-17. Quindi 2 punti importanti per la Sella 100. Anche a te ti chiedo che partita hai visto, visto che tu sei stato uno comunque dei protagonisti della contesa. È stata veramente una partita in cui la difesa ha fatto il suo gioco e in attacco abbiamo trovato grandi azioni importanti con Mitchell, Arci e Palumbo che è rientrato da poco. È stata una partita solida che, anche se siamo stati avanti per gran parte della partita, ci hanno messo comunque in difficoltà in vari momenti. Visto che tu, Tommy, sei giovane, poi passo niente la parola al conduttore, ovvero Roberto No, no, tranquillo, vai. Bortolotti, dopodiché andiamo anche da Fede. Qual è il spirito guida all'interno dello spogliatoio? Perché sei un giocatore che sta cercando di trovare il suo spazio, però penso che per te la vera partita sia sudare allenamento dopo allenamento, imparare tanto, soprattutto durante la settimana. Certo, beh, questo avendo molti giocatori da cui prendere, ovvero tutti, perché
sono molti giocatori che hanno fatto una carriera di grande livello, come Carlos, Delfino, Arci e Bruttini, che sono i più grandi. Riesco a trovare comunque l'ispirazione da tutti e tre, ma anche da tutto il resto dei miei compagni. Andiamo da Fede e facciamo una domanda analoga, anche Certo. se sappiamo che tu sei uno dei pilastri di questa squadra, un vero e proprio protagonista, e lo dico con tutto il cuore, anche perché ti stimo molto, sei sicuramente un giocatore di talento. Ci racconti un po' come vivi lo spogliatoio e qual è il leader del gruppo? Posso immaginare Cinciarini. Ma sì, Cincia sicuramente è il nostro capitano ed è colui che ha più esperienza all'interno della squadra, però diciamo che, come già mi era stata fatta questa domanda in altre sedi, non abbiamo un vero e proprio leader. Noi siamo una squadra che diciamo riesce a elevare il gruppo su tutti quanti, e quindi non avendo un vero leader, ognuno ogni domenica e soprattutto ogni allenamento dà diciamo il suo, come posso dire, il suo apporto e Contributo, al ti fine si vede anche della dalla vittoria finale. distribuzione dei parziali durante le Sì, appunto, cioè partite. non Lo vedi c'è intervenire anche una Gigi? persona, sì, magari una domenica rispetto a un'altra spicca un giocatore, però alla fine più o meno sono abbastanza distribuite le nostre, diciamo, le nostre statistiche anche. Nel dare la parola a Gigi, segnalo a Federico, che magari se vuole domani lo può riferire allo staff tecnico, che Stefano Pilastrini, che ha appena battuto Trapani, ci ha riferito che Trapani è una buona squadra, un'ottima squadra, se l'hai visto, ma non è imbattibile. Ma io di questo ne sono consapevole, nel senso che molte persone degli addetti ai lavori già inizio anno non ci davano lì in vetta alla classifica e non ci davano nemmeno forse come seconda o terza. Noi stiamo dimostrando di saper giocare in una determinata maniera, abbiamo dimostrato anche di saper vincere in campi difficili come quello di Udine, per esempio. Certo. E quindi credo che ad oggi siano più le altre squadre che debbano temere noi Giusto. piuttosto che noi le altre. Terrieri. Volevo chiederti, Fede, tu come ti senti adesso, cioè in questo periodo? Tu hai avuto tanti, tanti infortuni, anche Purtroppo sì. pesanti. È passato, te le sei messe alle spalle, stai guardando avanti tranquillamente? Ma purtroppo sono cose che, come ben sai, perché purtroppo abbiamo vissuto alcuni infortuni anche in prima persona lì a Ferrara. Sono cose a cui non, diciamo, non devo pensare più di tanto e sono cose che purtroppo non avvengono così, diciamo, come posso dire, con una data ben precisa, ecco. Quindi io sto lavorando per rinforzare qualsiasi parte del corpo e soprattutto, diciamo, quella più carente che negli ultimi anni sono state sicuramente le ginocchia. E quindi il mio obiettivo è di lavorare, lavorare, lavorare ed è quello che ho fatto anche da dicembre scorso, quando mi sono infortunato, fino ad oggi, tutta l'estate. È un timbro di professionalità quello che avete dato a Basket On Air. Ringrazio moltissimo tanto Fede quanto Tommaso e Ricordiamo i faccio prossimi a loro appuntamenti. un in bocca al Forlì lupo di giocherà cuore. contro Fortuna Esatto. Grigento, mentre Cento andrà a sfidare la Juve Cremona in trasferta. Di cui abbiamo ospitato la volta scorsa il Luca coach Luca Becchi. Becchi. Grazie ragazzi, buona serata. Grazie a voi. Ciao. Ciao Allora, ragazzi. A voi, siccome grazie, sono buona sempre un serata. po' in ritardo sulle sigle, abbozzo io, modello Livorti, un po' del tema di Amarcord dal film, Fin Felliniano. Va bene, pensavo volessi cantare la canzone vincente al Festival di Sanremo. La noia, tum, 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 la E noia. va bene? Più Di professionale. solito dico il bello della diretta, questa volta mi tocca dire il brutto della diretta. Gigi Terrieri! Questa Lo volta ci speaker nuovo che presenta lo speaker anziano, datato. No, 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 anziano, esperto. esperto. Allora, questa Anziano. volta abbiamo un vero gioiello di cui parlare. Prego, Gigi. È un soggetto, prego, con la foto numero uno, che basta vederlo, eccolo lì, Michael Ray Richardson, Sugar per gli amici. Anzi, come mi disse lui durante il primo campionato che era a Bologna, don't call me Richardson, call me Sugar. Ecco, così, Una tanto per leggera dire. balbuzie colpiva Michael spesso, è la sua caratteristica.
su Sugar, dunque, intanto il suo nome si scrive Michael, esatto, anziché Michael, per come un errore tutti di Michael, trascrizione dell'anagrafe, credo. Perché l'anagrafe di Lubbock in Texas nel 1955, dove è nato, si sono sbagliati a trascrivere il proprio nome. Comunque un talento sopraffino in un corpo mentalmente fragile. Lui era Magic Johnson prima che Magic Johnson ci fosse, era la vulgata che spesso lo accompagnava. Il talento, andiamo solo con la foto numero 2, talento riconosciuto con la chiamata nel 78 in NBA col numero 4 di quell'anno dai New York Knicks, nello stesso anno col numero 6 fu chiamato Larry Bird, tanto per dire. 8 anni di NBA tra Knicks, Warriors e New Jersey Nets, solo che New Jersey è molto vicino a New York e le notti brave a New York lo hanno fatto trovare positivo per la terza volta alla cocaina e quindi alla radiazione, disqualified. Alla radiazione dell'NBA. Ricomincia a Bologna nel 1988. Picture number 3, terza foto. Chiamato dall'avvocato Porelli con un'intuizione delle sue, una delle tante. Lo fa riqualificare, diciamo, insistendo molto col commissioner NBA Stern, che era tra l'altro molto in confidenza Porelli con Stern. Esatto. A 33 anni Sugar è morto virtualmente tante volte, ma con un pallone tra le mani fa magie. Il feeling con l'avvocato non è mai venuto meno, dicono, perché Sugar dice che è l'unico con il quale non ho mai firmato contratti, bastava una stretta di mano. È così. Questo tanto per dire. Dopo anni di astinenza, riporta la Virtus al successo in Coppa Italia a Firenze. Coppa delle Coppe a Firenze. Io prima di storica. Di quanto il fotografo? Quando prima storica vittoria in Europa della Virtus. Vittoria internazionale, ovviamente. È una finale eccezionale contro il Real Madrid. Il carattere un po' sopra le righe del nostro eroe lo porta a invenzioni estemporanee come quella durante la Final Four di Coppa Italia nell'89 con un bacio in fronte a Bianchini dopo una tripla siderale. Veramente. Qui sono due monumenti del basket NBA perché dietro Sugar c'è Artis Gilmore. Esatto. Maglia numero 20, intercalare classico e occhiate luminose, abbaglianti come i suoi assist e le sue triple. Con la Virtus vince due Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, come abbiamo detto. Non si fa mancare anche la partecipazione al più famoso playground italiano, che è quello dei Giardini Margherita. Vero. Dove tornerà a fine anni 90. Dopo la Virtus, con un rapporto interrotto in maniera ancora non del tutto chiara, gioca a Spalato, Livorno, Antibes, Forlì, oltre 40 anni. Cosa è successo? Dai, che scherzo, Gigi. Continua a segnare Sugar. No, aspetta, lasciala ancora sulla prima, su quella precedente. Torna continua indietro, a segnare bravo. Sugar, poi decide di allenare. Vince anche come allenatore tra CBA, PBL, NBL Canada. Non si ferma mai Sugar e racconta a tanti che gli piacerebbe allenare in Italia, magari a Bologna, che è stata una sua seconda pelle. Dice, le notti all'Obi One, ehi amico, mica posso raccontare tutto, certe cose devono restare segrete. Dice spesso Sugar, facendo l'occhiolino, lasciando intendere di aver animato non solo i parquet di mezza Italia, ma pure le notti bolognesi. Statisticamente non poteva mancare nella celebrazione dei giocatori che hanno fatto vincere gare alla Virtus, con canestri decisivi. A 4 secondi dalla fine realizzò il libero prima di sbagliare volutamente il secondo, che decise la bella dei quarti di finale contro Caserta nell'89. Nella stessa stagione contro l'Enicam Livorno, che aveva rimontato un divario di 15 punti, si era portato a più 2 a 35 secondi dalla fine, segnò la tripla della vittoria. Nel 90-91 contro Forlì realizzò 42 punti con 13 su 16 da 2, 3 su 8 da 3, 7 liberi e 13 rimbalzi. Ma soprattutto quando i romagnoli pareggiarono a quota 87, firmò allo scadere la tripla della vittoria per 90-87. Poi nella stessa stagione a Treviso, sul 69 pari, mise segno dall'angolo allo scadere il canestro del 69-71. Cambiamo foto. Sempre in balla, termine che è locale per indicare un amicone sempre disponibile, è passato alla storia, a bolognese quantomeno, anche per un classico uno contro uno con Ciccio Cantergiani, vediamo qua la foto. Canotta gialla. Per stabilire se era meglio Danilovic o lui, Sugar. I dettagli di questa epica sfida si trovano su Virtuspedia, sito dal quale sono state tratte alcune foto e estrapolate le notizie. Ecco, questo in pochissimo tempo, Sugar a Bologna. Prima di dare i consueti minuti a Pieri Numbers e a Eugenio Petrillo, ho tre piccoli aneddoti di Sugar. Quando torna a Bologna, 3-4 anni fa, conferenza stampa all'Hotel I Portici, io arrivo, sala sotto, meno uno,
arrivo, mi siedo in fondo, lui mi guarda, non ci vedevamo da più di 20 anni. Ciao Alberto, cosa fai qua? Vieni a salutare. Mostruoso nella memoria, perché sinceramente che si ricordasse di me non lo pensavo. Stessa cosa, sì. Ti interrompo, stessa cosa anche il giorno dopo a cena, mi vede, Gigi, e abbraccio. All Star Game a Roma, io lavoravo per Lega Basket, dovevo tenere le votazioni dei giornalisti, confesso, anche se avrebbe vinto credo ugualmente, di aver taroccato personalmente 4-5 voti, perché lui mi disse più volte, hey man, that cup is mine, volle la coppa della MVP. Ci giuri 4-5 voti? Sì, 4-5 voti firmati da me, proprio falsissimi, li ho messi dentro l'urna. Non come il televoto di Sanremo. No, ma lo sto confessando davanti ai milioni di telespettatori. Andate in prescrizione questo quindi fatto. TV, un'altra cosa, se ne può raccontare solo un pezzo, un collega giornalista lo va a salutare a casa, gli apre la porta un altro collega giornalista, insomma Sugar era in altre faccende affaccendato ed erano uno sotto l'altro sopra. Mi fermo qui perché vi lascio immaginare. Alza la mano e poi non è giornalista la storia. No, non il giornalista, quale potesse essere il resto, ma siamo una TV rispettosa di certi valori e ci fermiamo rigorosamente a questo punto. Allora, sono pronti, credo, Stefano Ballotta, Piri Numbers e... è tutto vero, assolutamente. Non ho fatto i nomi. Stefano Ballotta, l'hai conosciuto Sugar? Personalmente assolutamente no, però l'ho visto giocare. Sì. Non me lo ricordo molto, però ero a Firenze. Eri bambino allora. C'è stato un momento in cui anche Stefano è stato bambino, parrebbe incredibile, sì. Ma è così. Abbiamo avuto un'infanzia felice noi. Assolutamente. Buonasera Eugenio Petrillo. Buonasera a tutti. Bellissimo. È ancora bambino, tu ne hai solo sentito parlare, immagino. Sì, però ho apprezzato molto questa raccolta di aneddoti. L'ultimo in particolare, che poi vi svelerò, sì. Insomma, che siamo davanti a una tagliatella che è il protagonista. Allora, caro Stefano, che cosa ci hai diciamo compitato aritmeticamente per questa 18ª puntata di Basket On Air? Allora, io ho preso spunto da quello che è successo nell'ultima partita con Monaco e anche in quella precedente col Partizan. Sì. Cioè, gli avversari della Virtus hanno fatto pochissime assist. Ad esempio, con Monaco la Virtus ha fatto 19 assist, Monaco ne ha fatti 6. 6 assist segnando più di 80 punti. Allora, sono andato a rivedere... sono andati indietro fino a circa 2000 partite di Eurolega e non ha trovato una prestazione così, io la definisco orrenda, poi ognuno la definisce come vuole, un numero di assist veramente, veramente basso, ragionato in percentuali, cioè in percentuali su canestri realizzati siamo intorno al 15%, cioè vuol dire che un canestro su 7 viene da assist, considerando che oggi l'assist può essere considerato assist in qualsiasi passaggio che porta poi chi lo riceve a fare a canestro senza mettere la palla a terra. Esatto. Okay? Quindi gli assist oggi sono tanti, infatti, dicevo prima 19. Non è più, Stefano, il passaggio illuminante per forza che esisteva ai tempi di Sugar o ai nostri, diciamo. Esattamente, ma soprattutto non è più un passaggio che fatto in maniera tale che tu non puoi sbagliare il canestro. Cioè, quello che era il passato se vi ricordate la famosa tripla di Teodosic, quella che è rimasta nella storia, che ha fatto guardando da una parte, passandola a Ricci dall'altra parte, e Ricci ha fatto canestro tirando da tre dall'angolo. Cioè, se Ricci non è che cioè Ricci poteva anche sbagliarlo, non passava la storia nulla. Comunque in questo contesto Monaco ha fatto solo 6 falli. Io cosa ho fatto allora? Sono andato a vedere un po' il comportamento degli avversari della Virtus in questa annata e mi sono accorto di una cosa, che la Virtus è in effetti quella che concede meno assist di tutti all'avversario. E questo significa che la Virtus ha una organizzazione difensiva valida, che quindi è molto sulle linee di passaggio, okay? Che ritarda molto gli attacchi degli avversari e quindi difficilmente riescono a mettere in pista una seconda opzione, no? Il piano B, tanto per intenderci, di uno schema, e soprattutto c'è un team dietro che guarda molto bene quello che fanno gli avversari, certo, in anticipo. Questa è un po' la conclusione.
nella tabella poi qual è il riassunto? Il riassunto è che andando a vedere la media assist delle squadre si vede che quasi la totalità, a parte due o tre, quando giocano contro la Virtus fanno meno assist rispetto alla loro media che fanno. Diciamo che la buona difesa bianconera inibisce la creatività degli avversari di livello. Questo è il tuo, che è non la tua significa tesi. Che non significa poi vincere o perdere. No, no, no. Poi non c'è no, è una classifica molto particolare, ma piuttosto interessante, che non so se sia stata mai tentata, ma lo spericolato Piri Numbers a noi propone cose che noi, come sa, gradiamo, perché non ci piacciono le cose scontate. Beh, noi per questo lo paghiamo profumatamente. Ed è, lui ha uno stipendio gigantesco, che neanche Mike James, a proposito di Monaco, può vantare. Vero, vero Stefano? Assolutamente. Aspetto il bonifico di Livorti, però. Livorti te lo manderà senz'altro. Aspetta, spera allora. Cantandoti anche una canzone. Ecco, quella assolutamente sì. Ma dopo, poi scoprirete dopo il la vedremo, dopo la vedremo. Deve parlare anche Eugenio, se no lo facciamo addormentare come sempre. Eugenio, cosa dici di questo, di questa nuova proposizione da parte di Stefano Ballotto? Chiaramente, allora, premetto che mi stupiscono anche i 16 assist di media del Monaco, e su questo credo convenga anche Stefano, con cui abbiamo parlato l'altro giorno, sulla qualità del gioco dei monegaschi, volta molto all'individualità e sì, agli uno sì, contro uno quasi forsennati. Detto questo, la Virtus chiaramente da questo dato denuncia il fatto che, insomma, ha una qualità difensiva superiore alla media, perché i dati che ha proposto Stefano sono inequivocabili. Quindi la qualità difensiva, il lavoro fatto di scouting e di studio degli attacchi avversari porta questo, al netto del fatto della giusta valutazione che facevate poco fa sull'attribuzione degli assist nella pallacanestro d'oggi. Senti Eugenio, tu prima e dopo, prima di salutarci anche Stefano, trovo la Coppa Italia a livello delle prime quattro, perché le seconde quattro, Reggio per esempio ha molte assenze, insomma non so quanto sarà performante dopo domani nei quarti finale, e io gradirei, pur piacendomi il fatto che la Virtus possa vincere, gradirei il fatto che il match fosse equilibrato, ma le prime quattro secondo me generano un certo equilibrio, o sbaglio? Allora innanzitutto la Coppa Italia è una competizione che personalmente adoro, perché mi ricordo un po' quella che è il basket collegiale americano, con queste partite secche dove tutto può succedere, e di fatto molti giocatori d'oltreoceano si esaltano in queste condizioni, vengono fuori partite anche prive di senso oppure senza un pronostico esatto. Chiaramente le prime quattro della classe, che sono Venezia, Brescia, Milano e chiaramente Virtus, partono con i favori del pronostico, anche se Napoli contro Brescia secondo me può dare il filo da torcere. È chiaro che Milano e Virtus tutte le vedono in finale, tutti si aspettano una mega finale stupenda, però io porrei l'attenzione su Venezia, che ha un roster lungo. Venezia, come la Virtus, può ruotare dei giocatori nel reparto stranieri ed ha una conformazione del roster che per me si addice molto a questo tipo di competizione, dove serve maggiormente una qualità fisica atletica piuttosto che tecnica. Poi chiaramente, certo, Milano e Bologna partono con tutti i favori e ci auguriamo che vada, insomma, come deve andare. Un minuto per Stefano, anche per lui di Coppa Italia, poi devo cambiare registro, ragazzi. Sì, allora, sembrerebbe molto equilibrata la cosa. Secondo me quello che c'è da verificare è il fatto, credo che sì, ad esempio la Virtus gioca contro una squadra forte, ma che è Brescia, sto parlando, in questo caso, non Reggio Emilia. Fra l'altro parlare in questo modo può portare anche sfiga, però voglio dire, ammettendo che superi il Reggio... Diamo questo per scontato, per acquisito. Ammettendo che superi il Reggio, io credo che Brescia rispetto a Venezia sia una squadra che più si adatta alla Virtus, nel senso che per la Virtus è meglio incontrare una Brescia con una Venezia, per caratteristiche dei giocatori. Così come per Milano forse più vantaggioso, più meglio incontrare una squadra tipo Venezia piuttosto che una squadra tipo Brescia. Quindi se arriveranno in finale
Milano e Bologna sarà anche perché in semifinale hanno forse incrociato le squadre a loro più, Congeniale. come dire, congeniali da affrontare per mille Esattamente. motivi, il roster piuttosto che la forza dei lunghi, piuttosto che Non così so, via. ragazzi, se D'altronde venite per Bologna i ha già quarti battuto finali Brescia a due volte. Torino, se venite ci vediamo là. Se no ci rivediamo Giovedì alle martedì. 18. Esatto. Io ci sarò. Bene, ci vediamo giovedì. Grazie Eugenio, grazie Ho Stefano. questa percezione, Alberto. Virtus Venezia in finale e alzate finalmente per accontentare anche i desideri del presidente Ciao Zanetti la Coppa ragazzi, aspetta, Italia. aspetta, aspetta. Un attimo, non ho capito il gesto di terrieri, ma ne ho una Hai visto le calze vaghissima. che ho? Stai diventando un po' virtussina questa trasmissione. Concedetemi un po' di Abbiamo fortitudinità. dedicato uno spazio anche a quell'immagine, qui non si No, vedeva sto un tubo scherzando. niente. Va bene. Allora, che cosa manca? Manca il quintetto Rapidamente, e poi manca assolutamente. lo show di Rivolti. Dai, alla fine bisogna Lo show di che. Livorti, però condiviso dal favoloso pubblico del Paradozza. Sempre bravissimi, non sto scherzando. Eccolo qua. Ma ci arriviamo tra qualche istante, Alberto. Dai. Ok, perfetto. Andiamo con il quintetto. Davvero, Fortitudo non ho messo nessuno della Fortitudo, della Flat Service. Marco Ogden si meritava la menzione con 20 punti in 29 Però minuti ci e sarebbero 26 di duelle. valutazione. Io ho messo con Stefano Pirastrini. Questo Hai fatto bene, lo dico Bellinelli. è il Ma correttore assolutamente, ma anche il bello o il è un brutto refuso, è un del refuso. mio lavoro. Intanto partiamo allora da capitano della Virtus. Sì. Bellinelli che ancora una volta nella vittoria clamorosa che la Virtus ha fatto contro Scafati dell'amico Bonicioli per 94-67 è stato un fattore, 18 punti in 19 minuti, 21 di valutazione, tra l'altro eletto MVP della giornata come italiano. Vado un attimo più su, Mattia Palumbo, 11 punti in 29 minuti, 23 di valutazione, così come capitano dell'Unieuro Forlì, Daniele Cincerini, 13 punti in 16 minuti e 16 di valutazione. Anche ho voluto inserire in questa speciale graduatoria un amico dell'RBR. Ci piacerebbe di fatto ospitare qualcuno della società riminese nelle prossime puntate. Stefano Masciadri, 12 punti, 25 minuti e 22 di valutazione. Parliamo anche di Piacenza, perché noi andiamo in onda in tutta la regione, quindi Skins, Brady Skins, 11 punti in 38 minuti e 32 di valutazione. E direi che abbiamo fatto il quadro e ribadisco, non ho messo nessuno della Fortitudo, anche se in tanti avrebbero meritato di essere in questa grafica. Sei d'accordo, Alberto? D'accordissimo, mi veniva in mente quale striscione da stadio applicare all'assenza di Rimini, al fatto che noi gradiremo molto dialogare con le persone di Rimini, con i giocatori, col coach. Mi sembra che lo striscione più adatto fu esposto, forse sia stato esposto all'Olimpico di calcio di Roma quando si è ritirato Francesco Totti, cioè pensavo de morì prima. Pensavo? De morì prima. Speravo di morire prima, Speravo di morire abbiamo il prima. regista giallo rosso che giustamente ci sta correggendo e adesso vai col coro a cappella lanciato Francesco Livorti al Ringraziando il Paradozza pubblico, perché altrimenti la sull'inno figura di d'Italia. Emmer è dietro Lui l'angolo. non lo racconta perché è modesto, gli ha telefonato il presidente Mattarella e Per lo ha invitato dopodomani al Quirinale, mangeranno assieme due tagliolini allo scoglio. un problema all'audio, io Vai. insieme a tutto il mezzo di Piazza Darita, 5.000 persone circa, abbiamo fatto questo. Il patriota Livorti. Oh, perfetto, perfetto, abbiamo Ti sentito devo comunque. volere proprio bene, Alberto, Pensa eh. che Gigi Terrieri, che era a palazzo, ma dopo è andato a casa per ragioni sue, mi ha telefonato subito dicendo: Ma sai cosa è successo? Aspetta, Gigi, tu l'avresti fatto? No, 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 ma come ti dicevo prima, con me non sarebbe successo. Esatto, va Chiudiamo bene. così allora in bellezza, Assolutamente. ringraziando sempre il pubblico della Fortitudo che anche per questo motivo è speciale. Assolutamente, davvero. Un grazie alla nostra regia e a quella di Rimini, un grazie a Francesco Livorti. E come sempre, il finale tocca a Gigi Tarieri. L'appuntamento è per martedì 20 febbraio, martedì prossimo alle 21.40, canale 18, Icaro TV, Basket On Air, eccolo qua. Puntata 19, intanto felice serata a tutti, buon San Valentino domani e arrivederci. Roberto, lo passeremo assieme. Non è Ciao, vero, smentisco recisamente. buonanotte Buonanotte. a tutti, martedì prossimo.
Icaro Sport A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme.